Ha fatto tappa nelle Marche per la campagna elettorale Gianfranco Fini, leader di Futuro e Libertà. Daniele Silvetti è capolista non catapultato per le Marche del partito, ha detto Fini. Siamo noi l'unica novità di questa tornata elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha una novità, ma è un termometro, ha detto, che misura la febbre e non cura. Fini è ritornato poi anche sul tema delle possibili alleanze dopo le elezioni e ha sottolineato. A riprova del fatto che non ha senso dire con chi stai, contro chi sei. Per combattere l'illegalità e per combattere quell'area grigia di cui spesso si nutre la criminalità, serve certamente una rigorosa legge che punisca il falso in bilancio. È molto più facile farla col centro-sinistra che col centro-destra. Contemporaneamente, per far decollare l'economia serve una seria riforma del mercato del lavoro e una politica che doti l'Italia di grandi infrastrutture. Molto più facile farlo col centrodestra che col centrosinistra. Faccio questo esempio proprio per riportare a discutere delle cose da fare e non delle alleanze da sottoscrivere. È fallito il bipolarismo, ha detto. Le democrazie dell'alternanza che sono il frutto di sistemi bipolari si basano sul fatto che c'è una netta divaricazione di programmi tra le coalizioni, ma c'è una condivisione di valori di fondo. Il problema del bipolarismo italiano è che da anni è una sorta di crociata contro il nemico. Tutte le sinistre contro Berlusconi, Berlusconi e la Lega contro le sinistre. È chiaro che a lungo andare questo bipolarismo, che qualcuno ha definito muscolare, non ha risolto i problemi. Nel programma di FLI l'attenzione alle piccole e medie imprese per investire sul sapere, la riduzione delle tasse con la diminuzione della spesa pubblica non produttiva e la lotta all'evasione fiscale.